papà! Ebbene sì, avete scoperto che cos'è che doveva arrivare. Finalmente è arrivato, l'abbiamo aspettato con tanta ansia. Per amore? Troppa! E adesso, presi dalla consegna, abbiamo preso anche un mini Mac giusto per mangiare velocemente perché abbiamo la casa per aria. E niente, io ho famissima, quindi buon appetito. Che cazzo? Il Mac Bang lo faccio pure io, to! Mamma! Un pezzettino di pane. No, no, io mi devo mangiare il paninazzo. Non ho neanche la forza di mangiare solo le patatine, ho troppa fame. Cioè, è tardissimo, vogliamo dire anche che ora è? Le 2:20, cioè siamo in una merenda più che un pranzo. Come? È 2:20. Volete sempre il McBang McDonald's? Questo sarà un vlog di tutto un po'. Buono il pane integrale. Cubettini di... Per la linea. Meno male che non mi si vede perché... Ma fai tu il McDonald's, il McBang. Faccio il McDonald's, no, meglio tu va. E dai! Dai! Ma svecchia! Ma finiscila! Ti è caduto un pezzo. È l'emozione che non ha voce. Allora io più bravo. Bravissimo! Apriamo le salse. No, me ne hanno mandate due uguali. Avevo preso una barbecue, agrodolce l'altra forse. Oddio, ma perché sta videocamera cade? Perché? Fai vedere dove sei messa. Chi? Ah, siete su una biscottiera. E poi... No! Metti al limone! Ma si sbagliano sempre qualcosa. Ho detto, ma che schifo, ma non è frizzante questa Coca-Cola? Ho pensato la stessa roba, ho detto, ma che schifo sto bevendo. Ma poi odio il tè al limone. Sì. Ma sgarrano sempre, ma io potrei essere allergica al limone, dico, potrei morire perché ne ho assaggiato un goccio. Con questi... quello che stai mangiando che... No, se sono allergica al limone, scusami, Questi mi danno il tè al limone, io faccio la prima sorsata convinta che è Coca-Cola, che è tutto chiuso e meglio. Muoio. Come me? Più per me. Aia. E muoio. E la bambina è rimasta senza madre. E Federico senza mamma. Ci sono io, Non è che... Cioè, non ti no, ma dimostra un po' di dispiacere, no? Chiamati, non ti puoi riposare mai, così ti riporteresti. In eterno. Se nei prossimi giorni non mi vedete più, chiamate i carabinieri. Ti chiama? Mamma! Brava amore! Mamma mia che pizza! Mamma e papà! Mamma pappa è più facile! Con golosa com'è? Lei! Voi che raccontate? Raccontate. Non rispondono. Parlate pure voi. Non rispondono, non lo so. È un domus des. Anche. io forse ho sbagliato. Io ho fatto una fesseria. No, mi ha chiesto le patatine. Ah, no, niente. Il sale. Già un po' glielo sto mettendo nelle pappe perché all'anno si può iniziare a dare. All'anno? Ho manca un mese, io apro anche questo. O vogliamo aprire solo una? Ah, mamma mia, una leonetta! Mi è paura! Vabbè, io l'ho aperta. Abbiamo preso anche qualche McNuggets. Uno qualche meno. McNuggets. Salsina barbecue. Mi fai paura. Come direbbero Aldo, Gianni e Giacomo, ci stiamo caccando sotto. Vabbè, visto che questo non è un McBang, io direi di salutare.
Quindi ci vediamo dopo. Ciao ciao. Così io mangio tranquilla. Ma quando mai? E poi vi continuo il vlog. Eccomi sul nuovo divano, mi fa un effetto pazzesco, soprattutto essere con le gambe distese sulla penisola, perché non ho mai avuto un divano con la penisola, veramente molto molto bello, molto molto comodo, molto morbido rispetto a quello che avevo prima. E niente, ci piace tantissimo. Questo è il tappeto nuovo che avevo comprato da IKEA e che appunto abbiamo scartato oggi per questa occasione, appunto per l'arrivo del divano. Abbiamo voluto tenerlo pulito e incelofanato per questo arrivo speciale, quindi insomma spero che vi piaccia. Ci sono inclusi anche i due cuscini e, come avrete notato, l'abbiamo preso da Mondo Convenienza, ci piace molto. L'unica cosa che non avevamo notato sul sito quando l'abbiamo ordinato è che è una specie di, vedete, vellutino, non so se vi riesco a rendere l'idea, forse in video non si vede tanto, però insomma è tipo, cioè, se faccio il pelo contro pelo si vede la differenza, proprio come il velluto, però non è un vero e proprio velluto, però è molto molto carino, molto bello, molto elegante. E bando alle ciance, come dico sempre, vi devo anche mostrare una chicca, veramente una cosa che mi ha lasciato, devo dire, abbastanza senza parole. Tra l'altro, prima di ciò vi faccio vedere che ho le gambe allungate, non potete capire che figata. Vabbè, la smetto. Quindi proprio una chicca, una collaborazione con Geulia. Vi faccio vedere la scatolina, che già questa dice tutto, veramente. Ci tengo molto a farvelo vedere perché sinceramente è uno dei pochi pacchetti che quando l'ho aperto ho detto wow, cioè veramente non manca nulla, quindi una la sbuffa perché devo stare zitta quando lei dorme. E quindi niente, io direi di mostrarvi di cosa si tratta, poi vi spiegherò tutto, codici sconto che ho per voi e tante altre cosine. Allora, eccoci qua, vi apro subito la scatolina e vi faccio vedere appunto che è completa davvero di tutto. Allora, premetto che questa è una cosa che ha scelto totalmente Riccardo per me, quindi ringrazio Geulia, spero di pronunciarlo giusto, per questa possibilità, per questa collaborazione. E indovinate un po' cosa ha scelto Riccardo per me? Un bracciale? Una collana? No! Ha scelto un anello bellissimo, che spero piaccia anche a voi. Insieme vi mettono appunto anche il catalogo per farvi vedere tutti i loro gioielli, sono veramente bellissimi. Poi vabbè, varie istruzioni per come tenere il gioiello, borsettina, perché se si tratta di un regalo è veramente carino che possiate spacchettarlo voi, metterlo nella bustina proprio come se fosse stato in gioielleria, quindi veramente super wow. E all'interno, come non bastasse, c'è anche un bigliettino in maniera che potete fare gli auguri alla vostra metà, alla vostra amica, a chi volete, quindi veramente carino. Quindi bigliettino, poi questa specie di letterina, questa bustina dove all'interno c'è il pannetto, io spero di riuscire con una mano, eccolo qua, un pannetto morbidissimo che serve appunto per lucidare, pulire il vostro gioiello, quindi veramente accuratissimi in tutto. Cioè, io non mi ero neanche accorta di queste cose perché pensavo che il sacchettino era vuoto, invece no, c'erano cosine anche all'interno. E poi tada, la vera e propria scatolina dei sogni, no? Quindi qua abbiamo la scatolina che ora vi vado ad aprire. Ragazzi,
Se questo è l'anello, scusate, è passato un pochettino di tempo, ho acceso la luce. E insomma, spero vi piaccia, l'ha scelto Riccardo per me, quindi non vedo veramente l'ora di indossarlo. Adesso vi faccio vedere anche come rimane indossato. Ecco l'anello indossato. Ovviamente è molto molto comodo ordinarli, si può inserire tranquillamente la misura del vostro dito. E io ho messo appunto una 12, io solitamente porto una 11 e mezzo, ma non c'era la mezza misura, quindi ho messo un 12 e adesso vedrò se farlo stringere proprio un briciolino, altrimenti ci metto davanti la mia fedina, quindi va bene anche così, mi piace molto e mi fa da freno, diciamo. Se no appunto appena un attimino, così non sta storta e sta un pochino più dritta, andrò a farlo stringere tranquillamente. Mi piace tantissimo. Vi lascio qui sotto e anche nell'info box, mi raccomando andate sempre a dare un'occhiata all'info box perché vi metto sempre tutte le info utili. Vi lascio il codice sconto che ho avuto per voi e niente, insomma, andate a trovarli. Volevo buttare la busta al mio amore che deve andare a comprare due robe e finita dalla finestra del vicino. Vi faccio vedere cosa ha comprato il mio amore senza indicazioni mie, quindi boh, vedremo cosa ha comprato e che pasticci avrà combinato. Se sentite rumori se sentite rumori sta portando l'acqua, perché ha preso anche l'acqua e il latte della bimba, insomma quello ve lo risparmio. Allora, ha preso un ammorbidente che avevo appena comprato, quindi vabbè, è sempre utile. Oggi ho fatto la lavatrice con l'ammorbidente. No, era di là. Vabbè, comunque non importa, tanto finisce sempre ed è anche ipoallergenico, adatto ai bambini, quindi perfetto perché così non ce l'avevo. Poi cos'è questo? Proprio lavaggio, questo è per lavare, sì, proprio lavare, no? Per la lavatrice, così per un po' sono a posto, perché è un messaggio volato per dirmi fai più lavatrici, no. Poi passata di pomodoro, un'altra passata di pomodoro, un altro lavaggio che è proprio un messaggio subliminale. Poi abbiamo dei plum cake con gocce di cioccolato. Poi abbiamo dei croissant all'albicocca. Queste qua sono tutte le merendine che facciamo scorta per sé. Oh. Tu vai in palestra, stai buono. Queste sono per Federico. Oh. Poi pomodori che erano finiti. E anche la busta è terminata. Finita. Aspetta. Poi andiamo avanti con questa che hai surgelati, così aspetta, poi. Aspetta, te la sposto di qua. No, ma va bene. No, ma ti conviene di qua che sei contro luce, no? Va bene, va bene. Allora, abbiamo 18 bastoncini. Stavo dicendo Findus, ma sono della Lidl. Questa è una spesa tutta Lidl. Una leggera scorta di piselli, perché lui solitamente quando si fa prendere due di tutto, non ce la fa uno solo, lui due di tutto. Poi un paccone mega mega di mozzarella con 4 mozzarelle, ammazza quanto pesa. Poi spinacine, perfetto, ovviamente due perché come vi ho detto lui o due o niente. Poi c'era l'offerta sugli omogenizzati che mi avete segnalato voi e in tante me l'hanno comunicato, quindi ho subito allertato l'uomo, il bannatore e quindi abbiamo fatto scorta di questi omogenizzati sia di frutta che di carne. Vi faccio vedere velocemente che c'è, qua c'è tacchino, c'era il 3x2 proprio, sì. Manzo. Ma era valido non sulla frutta. Ah, ok, frutta no, solo sulla carne. Cioè. Prugna e mela per cambiare un po'. E quest'ultimo è vitello. Vitello! Ciliegie di mozzarella che io adoro, buonissime. Ma no, davvero? Ricottina perché ho due o niente. Uffa! Formaggini, che carini! Poi parmigiano grana padano DOP, la mozzarella che l'unica cosa che gli ho chiesto è questa, praticamente gli omogenizzati, perché sulla pizza ho notato che viene una favola con questa qua, quindi se dovete fare la pizza in casa provate con questa, è una bomba. Poi vabbè, un po' di latte
sempre per la bimba, questo qua è il solito Aptamil 2 che tra un po' dovremo cambiare perché tra un mese ha un anno. Prima lo finiamo sto latte e poi lo cambiamo. No, ma fidati, in un mese questo è già strafinito. Sono 4. E sono 4. Poi, ultima busta. Mega mega pacco di carta da sedere, perfetto. E noi ne consumiamo a iosa. Tu. Abbiate fede, 2 minuti. Allora, un pacco di patate per le pappine di Ale ed eventuali ricette. Cereali cioccolatosi. Ma i nostri li hai presi? E panda. Ah, è vero, perché noi siamo 2 panda e quindi ha preso un panda. Carino. Noi siamo 3 panda. Eh sì. Oh mio Dio. Mega pacco di cereali, quelli che a me non piacciono. Doppio pacco, quelli che mangia Ricky, non sono integrali, non sono quelli che non mangia... Non ce n'erano. Sì, vabbè, dopo questa... Vabbè, comunque li mangerò lo stesso, sono buonissimi, bravo amore, sì. Meno male. Aiuto. Poi, mega confezione di succhi di frutta alla pera, questi qua sono per Fede per la scuola. E tu quanti ne bevi tutte le volte? Io mai. Au! Mangiata. Per la scuola. Sì. Poi... latte, questo qua solito che prendiamo da Lidl, con il tappo che mi piace un sacco, questa cosa del tappo, io odio quelli che bisogna tagliare, e sono 3, ce n'è altri? No, è finito. Cosa c'è lì dietro? Niente. Alza anche l'altra mano nello stesso momento. Cosa hai preso? Qualche schifezza, eh? Fatto. Dove li hai infilati? Cosa? La Nutella, amore, non niente. Ma non te ne in palestra. Ma... cioè, ma si può. È ciocco, non niente. Tenti. C'è il tappo. Finì. Ma cioè, ci ha ficcato di amore, basta. Ma tu vedi che c'è il tappo e io basta, non ho già finito. Tutto qui? Senti, ci sono 53 euro. Ah no, ho dimenticato una cosa. Adesso vi faccio vedere. Siete pronti? Siete caldi? Adesso vi faccio vedere, non si vede niente. Cucù! Guardate che carino! Da laggiù! Guardate che carino il pandino Love! Allora, io ho fatto una bella doccia rinfrescante e ora la Bubi va a cambiare il pannolino e poi a fare la ninna, che tardi, papà non c'è, che è andato a un compleannino e noi abbiamo fatto la seratina donne e adesso si va a ninna però, che le bimbe brave vanno a prima. Oh mamma mia, dove ti lanci? Teppista, saluta a tutti, ciao, si butta, vai ciao. Allora ragazze, vi faccio conoscere il nuovo arrivato, che è lui, ma quanto è carino. L'ha preso Riccardo oggi mentre faceva la spesa, veramente dolce. Ovviamente come tutte saprete, per chi mi segue perlomeno, il mio regalo di San Valentino, ovviamente già la palette che mi ha preso di Too Faced, la chocolate bar, però è stato carinissimo prendermi anche questo, troppo dolcino, io li adoro i peluscini, e io gli ho preso un'altra cosa. Adesso vi faccio vedere, molto molto carina, magari se c'è qualche maschietto in ascolto o se voi volete fare un regalo io ve ne parlo, insomma, così non è una collaborazione magari, però vi faccio vedere cosa gli ho regalato, ovvero
questo taglia barba e taglia capelli. Lui ne aveva realmente bisogno perché il suo era malandato, uno si era rotto e l'altro, che era il più bello, praticamente aveva una parte che sembrava vellutata ed è diventata tutta appiccicosa, poi un pezzo gli si è rotto, insomma non riusciva più ad utilizzarlo come andava utilizzato. E quindi gli ho preferito fargli un regalo utile, darglielo prima perché lo potesse usare da subito. E questo qua lo trovo fantastico perché, a parte che ha 7 accessori, veramente tanti tanti tanti, e poi si può utilizzare sotto l'acqua, proprio 100% waterproof c'è scritto, quindi vi farò sapere, o vi farà sapere direttamente lui, come si sta trovando. Però insomma sembra carino, c'è scritto proprio faccia, corpo, cioè viso, corpo e bird, che non so cosa sia, però comunque fa veramente di tutto, c'ha 7 accessori, quindi insomma è un super rasoio. Ha la sua base per caricare, vedete qui, qua davanti non lo fa vedere, c'è solo lì piccolina, quindi qua c'è tutte le punte, anche quella piccolina per naso, orecchie, queste cosine qua, insomma fa veramente tante tante cose. Quindi insomma spero si trovi bene, sono contenta che gli è piaciuto tanto il regalo. Non sono riuscita a farvi il video reaction perché era molto di corsa, perché come vi ho accennato stasera è un compleanno di un suo caro amico, quindi insomma non sono riuscita, eravamo troppo di corsa, abbiamo voluto cenare insieme prima che andasse e non sono riuscita a farvi il video reazione, però vi assicuro che è rimasto molto molto felice, poi vi dirà lui nel prossimo vlog magari. E niente ragazzi, io direi che questo video si può concludere qua, è stata una mega giornatona, davvero una giornata direi emozionante, ho il trucco che inizia a perdere pezzi, ne può più neanche lui. E io adesso mi vado a struccare, mi cambio il pigiama perché ho messo questa camicia da notte, ma stasera fa un po' troppo freschino, nonostante in casa da noi si stia molto bene solitamente, ma stasera ho veramente freddo quindi insomma Riccardo sta arrivando, mi ha scritto che è in macchina, quindi insomma adesso stacco e mi riposo un po', anche perché ragazze non vi dico quante cose ho dovuto sistemare, avevo una pila di roba sul letto nostro matrimoniale, che era la roba che c'era sul vecchio divano, cioè sotto il vecchio divano, perché anche il vecchio divano aveva un cassettone, quindi abbiamo tirato fuori tutto, l'abbiamo lasciato sul letto e poi presi dalla spesa, presi dalla bimba, Riccardo se n'è andato e mi sono ritrovata tutta sta roba, ho detto oddio adesso devo mettermi lì. Oh ragazzi, un treno, ho mollato il cellulare, ho messo un po' di musica e come un treno ho messo le cose da buttare, ho fatto tutto quello che dovevo fare, quindi sono fiera di me. E nella penisola ho messo tutte le borse, poi magari vi farò vedere se vi interessa, ma niente di che, insomma sto cercando di sistemare molto più ordinato di come facevo prima. Non so se a voi capita, ma quando uno poi cambia mobile, no, e cambia qualcosa in casa, ha voglia di poi sistemare tutto, e questo per me è un ottimo incentivo, e quindi è stata un'ottima occasione anche per riordinare un po', capire cosa c'era da buttare, cosa da tenere, delle borse che erano veramente praticamente rovinate, i manici che si polverizzavano tra un po', quindi ho detto ok, queste borse sono di quando avevo 20 anni, direi che a 33 anni è ora di buttarle, anche perché non erano borse di Gucci, erano borse magari o del mercato, borse un po' più scadenti, quindi ho tenuto le più belle insomma. E basta, quindi è stato un bel lavorone, ma sono fiera e contentissima di questa giornata, è stata una bella giornata, abbiamo preso il divano nuovo, è arrivato, ci piace tantissimo, abbiamo aperto il tappeto, abbiamo mangiato il McDonald's, insomma abbiamo fatto tante cose oggi, quindi sono contenta. Io spero che questo vlog vi sia piaciuto, che non sia diventato troppo lungo, ma me li chiedete sempre lunghi, quindi ho pensato di mettere tutto insieme anche la spesa. E niente ragazze, io direi che mi vado a cambiare il pigiama perché fa freschino stasera, mi faccio anche una bella camomilla, una tisanina rilassante, vi mando un bacio e ci vediamo presto col prossimo video.